Il fatto che questa sia la giornata internazionale della donna spiega perché sono tre uomini che presentano questa situazione che immagino non cambi nei prossimi anni, a meno che la Turchia non nomini una donna come primo ministro. Lì, ne avevamo una, sì, però adesso è lei. Ma io rappresento una nazione che protegge le donne dalla Siria e tutte le vittime, anziani, bambini e donne. Quindi facciamo di tutto per proteggere la dignità della donna. Ma io a dire il vero non volevo darle la parola.